Buonasera a Buonasera a tutti e tutti, benvenuti benvenuti al al mio mio quindicinale quindicinale appuntamento. appuntamento. Oggi Oggi ne ne approfittavo approfittavo per per parlare parlare del del libro libro Premio Premio Strega Strega di di quest'anno quest'anno di di Antonio Antonio Scurati. Scurati. Il Il titolo titolo del del libro libro è è M, M, il il figlio figlio del del secolo. secolo. E, M M sta sta per per Mussolini. Mussolini. E sappiamo che nel 1919, il 23 marzo del 19, Mussolini fonda i fasci di combattimento, primo passo nella scalata violenta verso il potere. Lo scrittore, che a lui ha dedicato il suo romanzo M, figlio del secolo, spiega perché oggi è venuto il tempo di svelare il grande rimosso, cioè il fascismo, che accompagna la storia italiana. Una sua intervista, Scurati dice, un'intervista di Repubblica dice: noi siamo stati fascisti, gli italiani sono stati fascisti. Il genius italico ha generato il fascismo. Di più, il fascismo è stato una delle potenti rivoluzioni o innovazioni, se preferite, italiane del XX secolo, che dall'Italia si è propagata in Europa e nel mondo. Non suonino come provocazione queste parole. So bene che non tutti gli italiani sono stati fascisti, ma che molti, non moltissimi, purtroppo, sono stati antifascisti anche durante il fascismo. Bene, questo libro mi permette di trattare una cosa importante che la sinistra comunista nel 21, col Partito Comunista d'Italia, affrontò. Il fenomeno del fascismo. Il romanzo, ritornando al romanzo, tratta della vita di Mussolini, della situazione incandescente sociale del primo dopoguerra in Italia alla fondazione del Partito Fascista. In effetti, in quel frangente storico, fine dopo Prima Guerra Mondiale, l'Italia fu un laboratorio politico, come lo è anche tuttora, no? La forma fascista si impose prima nella nostra penisola e poi si diffuse in tutto il mondo, poiché adatta a risollevare le sorti del capitalismo. Secondo, poi dirò chi, secondo Bordiga, a rischio collasso. Il più delle volte si confonde il fascismo con la sola sovrastruttura ideologica. Questa sovrastruttura ideologica è fatta di violenza, di squadrista, eliminazione delle libertà, la camicia nera, eccetera, eccetera. Quando invece da intendere quale fenomeno di autoregolazione del sistema che si è affermato attraverso il potenziamento dello strumento statale. Il fascismo quindi non è sparito, bensì ha vinto sul piano politico ed economico. Cosa diceva il fondatore del Partito Comunista nel 21, Amadeo Bordiga, riguardo al fascismo? Bordiga, che studiò la natura del fascismo in un arco di tempo molto ampio, che va dalle sue prime manifestazioni aperte, politiche e violente in Italia dal 1919-20 fino al 1970, dato del suo ultimo intervento pubblico poche settimane prima di morire. Se la sua intervista lasciata a Zavoli riguarda proprio il fascismo, non si capisce un po' bene perché era stato colpito da ictus, per cui c'era bisogno del sottotitolo della trasmissione, però lui spiega bene le posizioni che ebbe il Partito Comunista in quel frangente e come lo valutò e gli diede il peso che gli diede. La sua analisi del fenomeno fascista diventa inseparabile da quella di tutti gli altri fenomeni del capitalismo cosiddetto maturo, dell'imperialismo, che c'è anche adesso, no? Dal 1922 all'epoca del suo rapporto al
quinto congresso dell'Internazionale Comunista. Il fascismo, dice dunque Bordiga del 21, non è, attenzione, non è un fenomeno dovuto alla nascita e all'azione di un movimento politico particolare. È già presente in Italia dal 1914-1915, quando una parte della borghesia decide di entrare in guerra. I gruppi sono eterogenei, cioè i gruppi che fanno parte del fascismo, ma sono guidati dagli interessi della grande borghesia industriale che ha in Salandra, il primo ministro e il suo esponente politico, e che prima, quindi Salandra, di invocare l'intervento a fianco della Triplice Intesa, cioè la Triplice Intesa, vi ricordo, era l'Impero Britannico, Francia e Impero Russo, quindi prima di invocare l'intervento in guerra a fianco della Triplice Intesa contro Austria e Germania, la Triplice Alleanza, prima eravamo quindi alleati con la Triplice Alleanza con la Germania e l'Austria, poi invece abbiamo fatto il cambio, aveva addirittura raccomandato una guerra contro la Triplice Intesa, quindi la borghesia italiana è famosa per questo. Mondiale. Vi sono comunque anche gruppi repubblicani, redentisti, sindacalisti rivoluzionari e anarchici, radicali liberali. Nel rapporto successivo al quinto congresso dell'Internazionale Comunista nel luglio del 24, Bordiga ribadisce che fu l'ala estrema, quella anarchico-sindacale ed estremista socialista rinnegata, a fornire al fascismo post-bellico il suo stato maggiore generale. Il fenomeno fascista non si deve analizzare a partire dalle sue componenti politiche, anche se questi danno l'impronta ai discorsi, ai documenti, all'azione quotidiana. La componente essenziale del fascismo è la borghesia industriale con il suo Stato. La mobilitazione post-bellica, la riconversione industriale, il pericolo di una rivoluzione interna pongono alla borghesia un problema gigantesco. Essa non poteva risolverlo né da un punto di vista tecnico né da quello militare mediante una lotta aperta contro il proletariato. Doveva risolverlo da un punto di vista politico. La borghesia fece dapprima, subito dopo la guerra, delle concessioni al proletariato attraverso i ministeri liberali riformisti, vi ricordo Nitti e Giolitti. Nello stesso tempo istituiva un secondo esercito, la Guardia Reggia, che non era una polizia, nemmeno un esercito vero e proprio, e continuava a pagare gli ufficiali smobilitati che andavano a istruire l'apparato militare fascista. È interessante leggere cos'era la Guardia Reggia, no? Che era non era ancora una polizia di Stato, non era una polizia segreta, era un po', infatti, era un po', non si sapeva né carne né pesce. Che questa Guardia Reggia esistette dal 2 ottobre del 1919 fino al 31 dicembre del 22, quando fu sciolto dal governo Mussolini, che lo sostituì con la milizia volontaria per la sicurezza nazionale, con l'arma dei carabinieri reale. Ma la domanda è questa: perché la borghesia stava intraprendendo questa strada? Una prima risposta è che voleva e doveva evidentemente evitare la rivoluzione. Il fascismo dunque prende come primo aspetto quello della guardia bianca controrivoluzionaria. Tipo, facciamo un esempio, l'Armata Bianca creata per combattere la rivoluzione in Russia del 17. Ricordo che aiuti all'Armata Bianca, cioè quella che combatteva la rivoluzione, arrivavano proprio aiuti materiali, ma anche come esercito, come milizie, anche delle potenze dell'intesa dal Giappone, dalla Gran Bretagna, da Francia e anche dal Regno d'Italia, che inviarono corpi di spedizione, milizie, un po' come succede adesso in Siria, dalle altre parti, insomma, delle milizie.
Questo è un aspetto immediato, importante, ma non essenziale. Il fascismo non ha un programma specifico e su Discurati lo potete leggere, lo trovate nella lettura di questo libro. Non ha una sua ideologia, ma risulta dall'insieme delle ideologie della borghesia e delle classi medie che rappresentano la manodopera armata. Al momento del 22 si adagia perfettamente nel gioco parlamentare, il fascismo. Non vuole ideologicamente il predominio violento di una classe sull'altra, ma copia dalla democrazia borghese la massima collaborazione fra le classi. Collaborazione fra le classi, cioè fra padroni e operai, che viene tutti i giorni, ancora ora. Quindi ecco perché dicevo che il fascismo è ancora presente, no? Ogni crisi, no? Ogni situazione, ci vuole la massima unità nel paese, dimenticandoci che, dicendo siamo tutti nella stessa barca, dimenticandoci di dire che c'è chi la guida la barca e chi poi la rema, e rema. Chi rema sono sempre i soliti, chi la guida anche, cioè i potenti. Quando i fascisti formulano un programma organico, non inventarono nulla di nuovo. Esposero semplicemente un miscuglio di istanze socialdemocratiche e riformiste, e questo lo trovate molto bene sul libro di Scurati, condite con un linguaggio un po' più demagogico di quello dei democratici. Il fascismo quindi si è valso anche dell'esperienza rivoluzionaria russa, copiando ciò che gli serviva in fatto di organizzazione, disciplina, centralizzazione, partito unico di una classe. L'essenza del fascismo però non è in questi suoi aspetti sovrastrutturali, anche se la borghesia ne ha bisogno perché rappresentano la giustificazione politica della controrivoluzione. La risposta che dà Bordiga al perché la borghesia stesse intraprendendo questa strada è che il fascismo è la struttura di ogni differente forma di governo borghese nell'epoca dell'imperialismo. Ricordo che l'imperialismo è la frase suprema, cioè l'ultima del capitalismo. A questa fase corrisponde un modo di governo, modo di governare dei fatti economici e sociali, determinato dalla maturità delle condizioni economiche. Non può essere un modo qualsiasi, né può essere un modo adeguato a periodi precedenti alla storia del capitalismo. La fase suprema del capitalismo pretende una fase suprema del modo di governo. Il processo è irreversibile, quindi, e la nuova forma di dominio borghese è irrinunciabile da parte della borghesia. Il fascismo ha usato violenza e assassinio, né più né meno di quanto abbiano fatto i regimi precedenti e anche successivi in Italia e anche dalle altre parti. Ma sarebbe sciocco moralismo fermarsi a considerazioni quantitative della violenza manifesta e potenziale, confrontando le forme di governo. Invece, materialismo dialettico dimostrare che la violenza contro l'umanità non è dovuta alla forma fenomenica del capitalismo, ma al capitalismo stesso. Guardate cosa combina tutti i giorni, tra morti ammazzati, morti sul lavoro, morti da inquinamento, eccetera. Al quinto congresso dell'Internazionale, Bordiga offre una sua spiegazione completa del fascismo nel suo lunghissimo rapporto, parlò 8 ore consecutive. Ideologicamente si è visto, il fascismo non porta nulla di nuovo, si limita a copiare ciò che gli serve da ciò che già esiste a destra, ma anche e soprattutto a sinistra. Ciò che di veramente nuovo introduce è una nuova organizzazione dello Stato, un unico partito borghese centralizzato con poderosa organizzazione militare e sociale che purtroppo coinvolge pure il proletariato, cioè la classe lavoratrice. Nel 24 Bordiga vede ancora una contraddizione mortale tra la necessità organizzativa e la centralizzazione dello Stato borghese e l'ideologia ultraliberista professata dai fascisti. Si tratta di una contraddizione tra il fascismo e chi lo impersona. Bordiga
Se le cose stanno così, dice Bordiga, non possono durare. Il fascismo è condannato al fallimento in forza dell'anarchia economica del capitalismo, malgrado il fatto che abbia preso saldamente in pugno le redini del governo. Nel 24 i fascisti sono effettivamente in crisi, poiché non riescono a sfruttare la vittoria elettorale per rilanciare l'economia e ristrutturare completamente lo Stato. Poi c'è l'assassinio di Matteotti che provoca una generalizzata ribellione operaia che sembra prefigurare la possibilità di una ripresa di classe. La previsione di Bordiga sul fascismo, condannato al fallimento, si riferisce all'apparato fascista e non al suo modo di governo. Sono due termini diversi. Ed è dovuto al fatto che egli vive direttamente gli avvenimenti e non può sapere che di lì a poco il fascismo compirà il suo capolavoro. Cosa fece il fascismo? Razionalizzerà l'intervento dispotico in economia, regolando da una parte l'anarchia capitalistica e dall'altra la tendenza naturale al monopolio. Viene ammortizzata la contraddizione fondamentale dell'anarchia produttiva e distributiva, ma viene anche combattuta la tendenza all'eccessiva concentrazione monopolistica, fattore di espropriazione e di limitazione del libero mercato, che è il fondamento del sistema capitalistico. Lo Stato cosa fece? E poi ne elencheremo alcune cose: acquisirà le aziende sofferenti a causa della concorrenza, chiuderà o rinnoverà a seconda delle loro condizioni, quindi le restituirà al mercato. Verrà regolato il credito, verranno progettati ampi lavori pubblici. Vi ricordo alcune cose: istituì l'Istituto di Ricostruzione Industriale, il famoso IRI, che poi proseguì anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo la caduta del fascismo. Fece la riforma bancaria tra il 36 e il 38. La Banca d'Italia passò completamente in mano pubblica, prima era privata, e il suo governatore assunse il ruolo di ispettore nel servizio del credito, quindi c'è una centralizzazione delle cose. Fece la socializzazione delle imprese, cioè vuol dire che attraverso le organizzazioni fasciste, i sindacati fascisti, gli operai, i lavoratori erano compartecipi alle sorti dell'impresa, ma soprattutto, attenzione, nel 29 fece la grande rivoluzione economica, che nel 29, ricordo, ci fu la crisi finanziaria mondiale. Il mondo del capitalismo era in caos e il governo fascista stanzia 37 miliardi di lavori pubblici. Tant'è, no? A dimostrare il fatto poi quindi che l'economia volgare cerca solo a posteriori a dare una spiegazione ai fenomeni economici, cosa ti compare dopo un po' di anni? Il Keynes, no? Che razionalizzerà tutto ciò in un sistema teorico formale nel 1936. Ricordiamo chi fu Keynes. Keynes fu un economista che contribuì alla teoria economica, hanno dato origine alla cosiddetta rivoluzione keynesiana, che tutti oggi, anche la sinistra, chi si dichiara di sinistra, chiede a gran voce nei momenti di crisi, cioè l'intervento dello Stato nelle opere pubbliche, basta guardare adesso. In contrasto con la teoria economica neoclassica, ha sostenuto la necessità dell'intervento pubblico statale nell'economia, con misure di politica di bilancio e monetaria, qualora un'insufficiente domanda aggregata non riesca a garantire la piena occupazione nel sistema capitalista, in particolare nella fase di crisi del ciclo economico, promuovendo dunque una forma di economia mista. La sua opera principale è la teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta, che uscì proprio nel 1936. Un volume che ha un notevole impatto sulla scienza economica e che costituisce il primo nucleo della moderna macroeconomia. Quindi, vedete, quello che portò il fascismo in economia
Poi venne studiato e venne, oggi è normale, no, chiedere l'intervento dello Stato nell'economia. Basta guardare noi, se entrate nel sito del MISE ci sono più di 150 aziende in crisi che aspettano l'intervento dello Stato per essere risanate o chiedere aiuti da parte dello Stato in modo tale da poter ritornare ad essere concorrenziali nei confronti di altre aziende, eccetera. Quindi il ruolo di pantalone, cioè del pagatore, è dato dallo Stato che recupera i soldi, che fa l'esattore, quindi recupera i soldi, prende i soldi da chi poi è a reddito fisso, cioè dai dipendenti, perché lì sono sicuri, e le restituisce alle aziende. Non vi ricordo quanti incentivi dà lo Stato alle aziende perché si riconvertano, cioè l'iperammortamento per l'industria 4.0 che è il 250%, ma poi da dei bonus per incentivi, da eco bonus, un sacco di cose. Quindi c'è l'intervento dello Stato direttamente nell'economia. Noi la consideriamo oggi, perché siamo abituati, una cosa fondamentale, giusta, ma non si parla mai che se ci fosse un intervento dello Stato, dobbiamo parlare, nessuno, soprattutto parte della sinistra, non chiede il superamento di questo sistema, non chiede il superamento del lavoro salariato, non chiede il superamento dello sfruttamento, non chiede il superamento del capitalismo, vuole che le cose rimangano così come sono, e quindi si perpetuano le cose costantemente, innalzandosi sempre più lo scontro fra le aziende che prima magari sono nazionali, poi lo scontro diventa internazionale, quindi l'intervento dello Stato nelle economie. Beh, basta vedere quando si muove lo Stato per aziende internazionali che abbiamo in giro per il mondo. Quindi, dicevo, tutti quei gruppi di sinistra, pseudo-sinistra, che invocano sempre l'intervento di Pantalone, quindi lo Stato che paghi, non rivendicano un cambiamento sociale di produzione dove non ci sia più il lavoro salariato o il profitto, la fine della concorrenza tra aziende per un piano di produzione che tenga presente le esigenze della specie. Quando parlo di specie, non parlo solo di specie umana, ma tutte le specie del mondo, perché noi siamo parte della natura, facciamo parte della natura, non siamo qualcosa al di sopra. In armonia, dicevo, con l'ambiente, ma una sua regolamentazione senza intaccare la sua essenza, cioè l'essenza della concorrenzialità del capitalismo. L'esigenza quindi di un'autoregolamentazione è condizione permanente del capitalismo, il quale nasce statale e quindi fin dall'inizio presenta elementi atti a tale scopo. Ricordo che nel Medioevo le repubbliche marinare possedevano flotte composte da centinaia di navi, disponendo di una potenza capitalistica resa possibile solo dalla presenza dell'investitore collettivo, per eccellenza era lo Stato. Oggi viceversa è il capitale a dominare sullo Stato, abbiamo fatto un passo successivo, e perciò il capitalismo si ritrova alla ricerca di nuovi elementi di autoregolamentazione. I mezzi sicuramente non mancano, oggi c'è il software, ci sono i robot, ci sono sensori di ogni tipo, ma la natura anarchica del sistema ne rende difficile il suo l'uso integrato. Ecco, penso di essere stato sufficientemente, spero, conciso e semplice nel dire che il fascismo ha due livelli: la sovrastruttura, che è quella data da violenza, da quello che vediamo anche oggi. Dall'altra c'è questa regolamentazione dell'economia che oggi noi consideriamo normale, in realtà fu un tentativo di regolamentare il sistema concorrenziale, perché altrimenti il sistema capitalistico sarebbe andato al collasso, come si sta un po' procedendo anche oggi. Vi ringrazio dell'ascolto.
vi invito a leggere il libro di M, il figlio del secolo di Antonio Scurati, vincitore del premio Strega di quest'anno, e a risentirci alla prossima puntata. Ciao a tutti.